Un candidato sindaco diversamente abile è la provocazione che fa discutere, lanciata da Impegno Comune, una lista di 23 nomi che hanno raccolto 300 firme a sostegno di Davide Granella. Oggi la presentazione in piazza Cavour con una rappresentazione goliardica della lotta tra il bene e il male, tra il poter essere rappresentati e il diritto di partecipare. Perché non ho anche un lavoro e ci vorrebbe un lavoro, una dignità anche per le liste speciali che non vengano considerate. A spiegare l'iniziativa la capolista Federica Corsi, che insieme a Davide gestisce un parco per bambini. Il nostro progetto è nato perché Davide in pratica è uno dei tanti ragazzi che, nonostante il diritto al lavoro per la legge 68, lui non ce l'ha. E quindi lui ci ha chiesto, ma l'unico lavoro è quello del sindaco, ci è sembrata un'idea così buffa e l'abbiamo aiutata a fare questa lista. Quindi indubbiamente la lista nasce per sensibilizzare l'opinione pubblica e la politica di questa ingiustizia. Per il candidato un conto in sospeso con la classe politica, il centro sociale di cui faceva parte anni fa venne smantellato per farne la sede della partecipata Spezia Risorse. Venne anche il Gabibbo per protestare. Il palazzo non è stato costruito, ma io insieme a Davide in un parco abbandonato abbiamo costruito un villaggio, che è il villaggio dei bambini, e oggi è il parco Isola Felice, frequentato da tantissime persone. Non so se noi consegneremo la lista e andremo avanti. Oggi ci siamo, quello che succederà domani non si sa.